Un saluto agli amici di Train and Dance dal canale YouTube di Arthur Spielberg. Nuova puntata. Ci troviamo a Romance di Sonzo per Romance Longobardorum, rievocazione storica 2022. Auguro a tutti un buon divertimento e una buona visione. Un saluto da Arthur Spielberg. Tanto tempo che non uso anche Guido si interessai. L'ingrediente segreto era la birra. Abbiamo dovuto fare una cosa a parte. Anche che però secondo me ci sta. Un terzo? Non ti posso mettere una pozione così, dai cazzo. Non più di un quarto. Vabbè, dai, voglio decorarlo. Che cosa sono queste? Sono arrivati i nostri colleghi. Buonasera, più grande concerto. L'analogia degli scacchi era già, non è che era un gioco portato ieri, ma sicuramente l'ho già giocato. Io ti richiedo di darlo tutto indietro, altrimenti la spalla ti ci vuole. Comunque, allora sì, per esempio, praticamente ho la città di Eraclea, che è stato che vuoi? Miele, birra.
preso un po' d'acqua per fare il brodo, ci caccio dentro però le farro ed è pronto. Ma questi farmi no? Niente legumi. Ah, li ho fatti. No, no, tanto non si possono. Ah, i legumi ci vanno. Ci possiamo servire? Sì, ma dai, teniamoci. Ti ho detto, non posso unirli. È come aperitivo, vai, senti, Marco. Lo so, ma dobbiamo fare le cose fatte bene. Ed ora? Battuto di là. Immagino. Nel senso di stato fotografico, cosa vai a pensare? Fuori scandando la copertina tutto. Un ragazzo che un pochino di roba moderna. Non sono il top, però quando non te ne accorgi nemmeno che ti sembra subito. Ci siamo? Siamo pronti. Ciao, se ti ricordi. Era l'anno scorso. Ciao. Come va? Ma te la salsa l'hai misticata? Fino a quando ci sono i gezzi? Piacerebbe fare, mi piacerebbe fare qualche cosa, ma no. Anche per avviso la cosa che i bambini si danno immagini, era uno che aveva il terrore dei cani. Finito il centro e rivolta che i genitori a far vedere i cani e tutto, le fattura del terrore dei cani. Ciao. Gio, non battere, dai, andiamo. Se no ti lasciamo qua con gli asinelli. Sì. Li fai accarezzare? Sì. Questi sono qua? Sì, questi rimangono tutta la notte? Sì, sono lasci i cani. Qua, dormono qua, sono portato. Che volpi non sono. No, no, qua non ci sono, ma se non dormono qua là dentro, tutto casino, tutta la casina fin le 4 di mattina. Questi dopo diventano. Le gorizie? Sì, un attimo, fanno. Le gorizie non sono mica, abbiamo terminato il mio occhio. Notte quanti ce l'ha fatto fuori? 7. Sì, abbiamo fatto già la notte che ci eravamo via. E il pavone. E il pavone che è la cosa che
No, ma non quello a casa, quello di quello a casa abbiamo fatto pezzi di campo. Ma altro pezzo di campo dove sono i cavalli? Sono i cavalli? No. No, no, giù verso la Panigale. Sì. Dove avevo una volta i cavalli. Avevi una volta i cavalli? Adesso ho portato tutto su. Ci sono le strutture laggiù. Anche perché me l'ha regalati, quindi... Agli animali che hanno i nomi non si mangiano. Le galline non hanno nomi, non si mangiano. Animali che hanno i nomi dei cerecci non si mangiano. Basta che non vanno su le pecore. Andiamo. Ci vediamo più tardi. Ciao. Piantata nella terra, però a una certa ora vi raggiungo io, questo è sicuro, e vi offro l'ultimo bicchiere. Ciao. Pronto? Ciao, ciao, ciao.
Domani tante volte finisce. Tante guerre interne tra i Longobardi veniva per colpa di loro che corrompevano i Longobardi con i soldi, anche se per questa gara volete qualcosa. Ecco, vediamo. Ok, diciamo perché io non ho fatto gli studi, però sono di cuna di cuoca, di cucina, possono qualcuno corroborare che la paella, però qua non la posso fare per voi, perché i Longobardi la paella non è che... Alla prossima entro qua con una paella, no? Ecco, no. Allora, vi spiego un po'. Sul fatto storico, diciamo che tutti e tre siete al top, avete cercato delle ricette, degli ingredienti, dei processi tanto elaborati soprattutto. Quindi a livello storico, diciamo che siete tutti allo stesso livello, ok? A livello di sapore, qua avete salvato abbastanza, in spagnolo si dice salvar los muebles, che vuol dire che avete salvato la situazione. Sì.
tutti gli amici di Trendance, un saluto da Roma Assena Gubardorum, decima edizione, edizione storica della Gubarda, qui a Roma Bisonzo, dove la gente si immerge totalmente nella storia del VI secolo dopo Cristo. Ci riuscite a venire nei prossimi giorni, quindi domani, e riuscirete a vedere una rivocazione storica con della gente fantastica che si immerge nella storia in una maniera super insulta, esatto, in una maniera molto vissuta. La cosa faremo diverse diversi attività, abbiamo i giochi tribali, abbiamo i combattimenti, domani abbiamo lo spettacolo di falconeria, abbiamo la sepoltura del capostipite di Romaste, il mio fondatore, quindi domani dalle 10 alle 11 è un evento unico, anche perché qua abbiamo 17 tipi storici e 7 nazioni europee affrontate, è un'occasione unica, venite qua, vale la pena. Vi aspettiamo. E un saluto a... Ciao, grazie. 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 Ciao, grazie.